L'estate di Giacomo, un evento bellico visto con gli occhi di bambino. Che storia è questa? È la storia di un ragazzino che va a lavorare d'estate in una malga. La malga sarebbe l'alpeggio, il luogo in cui si portano gli animali d'estate sulle Alpi, pratica che avviene tuttora. E il ragazzino va a aiutare come aiutano i ragazzi, lo chiamano lo scoton, perché si brucia quando deve spostare il calderone della caliera dove si fa il formaggio. E, però è l'estate del 44 e quindi sulle vette feltrine, oltre ad esserci la maga e insomma, la natura e l'alpeggio, c'è anche la brigata Gramsci, una brigata partigiana, e con tutto quello che questo consegue. Quindi il bambino cresce durante quell'estate ben più di quanto non si aspettasse, entra in contatto col mondo degli adulti, col mondo della guerra, col mondo della resistenza, con ciò che può essere giusto e ciò che può essere sbagliato, e eccetera eccetera. Parlare ancora oggi di resistenza nell'ambito dell'editoria per ragazzi è importante. La resistenza e quindi la conseguente liberazione sono stati dei momenti decisivi della costruzione di questa Repubblica così in questo momento malandata. E siccome i ragazzi della scuola secondaria di primo grado conoscono attraverso i programmi di storia per la prima volta in questa fase della loro vita i fatti che riguardano la prima e poi la seconda guerra mondiale, ci è sembrato opportuno, ovviamente in concomitanza con il 25 aprile, rinforzare questo tipo di conoscenza. Qual è il contributo che questo libro, la lettura di questo libro, ha dato alla vostra conoscenza di un conflitto bellico? Beh, il contributo che ha dato è stato incredibile, perché ci fa vedere la guerra con gli occhi di un bambino che ha vissuto quel periodo. Nonostante non sia un bambino veramente esistito, ma questo ci fa medesimare di più nella figura che è Giacomo. Quindi noi adolescenti finalmente possiamo anche immedesimarci in una guerra che è stato un incredibile martirio dei ragazzi e delle persone del nord, che hanno combattuto fino all'ultimo per la nostra libertà e che hanno liberato finalmente la nazione dai tiranni che sono stati Benito Mussolini e Hitler. Un autore che ha scritto un libro proprio commovente e che ci ha dato l'opportunità di leggere il suo libro e di capire il periodo della resistenza attraverso gli occhi di un bambino, appunto, che ha quasi la nostra età.